Siamo con la signora Nunzia che questa mattina è venuta a Campobasso partendo dalla provincia di Napoli per accompagnare la nuora che sta sostenendo la prova preselettiva l'abilitazione al sostegno. Signora, quali sono gli stati d'animo? Lei mi raccontava che siete partiti molto presto questa mattina per affrontare questa prova. Sì. Infatti siamo partiti alle 5.10 da Pozzuoli e siamo arrivati verso le 7.30, ma con tranquillità, piano piano, senza traffico, senza niente, perché abbiamo preso le strade interne. Sua nuora scommette su questo corso, ha intenzione di intraprendere questo percorso nell'insegnamento? Certamente, altrimenti non sarebbe venuta. Le piacerebbe insegnare in Molise o non so se... No, in Campania. In Campania. Perché proprio per non allontanarsi da casa, poiché ha due bambine, per cui troppo lontano sarebbe un po' complicato. Le chiedo soltanto un'ultima curiosità. Questo è uno dei primi concorsi organizzati in epoca Covid. La paura di questo coronavirus non l'ha intimorita? Non ha intimorito sua nuora? Un po' sì, ci abbiamo pensato, lei ci ha pensato, però poi con i dovuti accorgimenti abbiamo detto vai, perché altrimenti poi si ferma tutto. Bene, grazie signora, bocca al lupo per sua nuora. Grazie.